Per le cose che tu dicevi sulla teologia economica, e vabbè, io lì cercavo una ricerca archeologica che riporta l'economia trinitaria, il paradigma, cioè il governo divino del mondo, il governo profano. Però qual era il punto importante per me in quella diciamo, un po' ciò che era in gioco in questa ricerca, era questa differenza tra regno e governo, no? Anche lì mi pareva che la macchina politica dell'Occidente, lì politica in senso stretto proprio, abbia due poli, il regno, no? Il sovrano e il governo. E nella tradizione della filosofia politica occidentale è sempre sul regno che ci si è concentrati, sul momento della sovranità, della legittimità, del regno. Ecco, quello che volevo mostrare è che no, che è un po' il contrario. Per cui appunto criticavo anche queste analisi di origine rossoiana, per cui il potere fondamentale non è l'esecutivo, ma è il potere sovrano, legislativo. No? Noi oggi vediamo che questo è falso. No? Noi vediamo che il potere esecutivo è quello che è importante, che non è importante Dio, è importante l'angelo, non è importante il re, è importante il ministro, non è importante la legge, è importante la polizia. Questo per noi oggi è evidente, se uno non è cieco, la polizia è il centro, una polizia che poi, come sapete, deriva da politica, no? E secondo i teorici della Polizeiwissenschaft è la vera politica. Capito? Quindi quello era per me quello che mi stava a cuore, non tanto criticare il polo Stato, il polo la politica, insomma, volevo far uscire questo contrasto, insomma, questo fatto che noi siamo oggi in una situazione in cui il re regna ma non governa, e l'essenziale è il governo. E quindi invece, certo, questo polo di legittimità è essenziale, cioè abbiamo il Presidente della Repubblica, cioè la Regina d'Inghilterra, cioè, però appunto l'essenziale è il governo. No? Ecco, poi volevo dire qualcosa su una nozione centrale in questa mia ricerca che tu hai evocato alla fine, che è la nozione di inoperosità. Ecco, per inoperosità io non intendo affatto ovviamente l'inerzia e l'inattività. Io intendo per inoperosità, non c'è un'altra parola, non sono riuscito a trovare una parola più adatta, un'operazione che consiste nel disattivare e rendere inoperoso tutte le opere, le operazioni della religione, dell'economia, della politica, eccetera, eccetera, per aprirle a un nuovo possibile uso. In fondo, questo è quello che nella filosofia classica si chiamava contemplazione. Ecco, io ho cercato, questa mia definizione dell'università è un tentativo di ridare un contenuto concreto a questa parola che ha perduto quasi ogni senso. No? Che cosa significa contemplare? Non significa mettersi a contemplare in astratto delle vacue possibilità. No? Nel libro, la proposizione 52 del libro quarto dell'Etica, Spinoza definisce una cosa che chiama acquiescenza in se ipso, acquiescenza in se stessi, e dice l'acquiescenza in se stessi è una letizia che nasce dal fatto che un uomo contempla se stesso e la propria potenza di agire. Ecco, che cosa significa contemplare una potenza di agire? Ecco, mi sembra evidente, no? Che contemplare una potenza di agire significa un'operazione immanente, no? Questa contemplazione è immanente all'azione, non è separata, no? È qualcosa, appunto, la contemplazione, l'inoperosità è nel cuore stesso dell'opera, non è un principio separato che sta altrove, no? È qualcosa che nell'opera, nell'atto, no? Nella praxis la riconduce alla sua potenza, no? Riconduce ogni opera alla sua potenza. Quando mi si chiedeva di fare degli esempi, l'unico esempio che mi pareva concreto, ma più concreto e più chiaro di tutti, per cui lo faccio anche oggi, è la poesia. Che cos'è la poesia? La poesia è un'operazione nel linguaggio, non è altrimenti altrove, non è un'altra lingua, è un'operazione nel linguaggio di tutti, che però, per così dire, disattiva, rende inoperoso un certo uso del linguaggio informatico, combinazionale, perché per
rendere possibile un altro uso per riportarla alla potenza di dire, no? Quindi cos'è la poesia? La poesia è una contemplazione della lingua, cioè una contemplazione della potenza di dire. E la stessa cosa farei per la politica. La politica, in così intesa, l'ineoprosità come concetto centrale della politica, come lo intendo io, è una contemplazione della potenza di agire. Contemplare ciò che possiamo fare o ciò che non possiamo fare. No? E quindi... Perché questa ineoprosità è così importante? Mi sembra che sia una specie di commemorazione o ripetizione di quella che forse l'archè delle archè veramente, no? Che è l'antropogenesi, il divenire umano del primate homo. No? C'è qualcosa, anche lì c'è qualcosa in cui... un qualcosa ha, per così dire, disattivato, reso inoperoso tutte le vocazioni biologiche dei viventi, tutti i destini preassegnati, predeterminati. No, l'uomo è un essere, da questo punto di vista, senza opera. No? E quindi l'inoperosità, per così dire, riconduce l'uomo a questo momento antropogenetico, no? In cui si esperisce appunto una potenza di agire, una totipotenza di agire, non un destino, una necessità biologica o un compito sociale o politico preassegnato. E cioè, però appunto, quando Aristotele invece distingue vita contemplativa e vita attiva, vita politica attiva, secondo me ha messo fuori strada la politica e la filosofia occidentale, no? Perché appunto vita contemplativa e vita attiva sono immanenti l'una nell'altra, no? Non hanno altro senso che questo. Forse voi ricordate il bellissimo quadro di Velázquez che rappresenta Marta e Maria. Nella tradizione teologica Marta e Maria sono i simboli della Marta della vita attiva e Maria della vita contemplativa, no? In questo quadro c'è in primo piano la vita Marta che sta facendo delle operazioni in cucina e in alto, in un triangolino, si vede stranamente quasi sospeso nell'aria, nel vuoto, Maria con Cristo, cioè la vita contemplativa. Lì mi sembra appunto, lì è come se la vita attiva immaginasse, dovesse immaginare la vita contemplativa e la vita contemplativa fosse parte, no, non è separata, Marta e Maria non sono separate, no? Vita attiva e vita contemplativa non sono separate. E quindi l'inoporosità, che io penso a questo senso preciso, no? Di essere la più umana delle operazioni. Quella che appunto apre qualcosa come una politica, se per politica si intende qualcosa che non è la realizzazione di un compito, ma il riportare l'uomo alla sua potenza di agire. Ma per questo vorrei finire... Dopo aver terminato la serie Homo Sacer, ho scritto un piccolo libro che si chiama Karman, che è una riflessione, che è una critica del concetto di azione. Voi sapete che nella tradizione della filosofia occidentale, da Aristotele a Arendt, la politica è definita dall'avere al suo centro questo concetto praxis, che i romani hanno tradotto actio e che noi chiamiamo azione. No? E mi ha sempre colpito che non si riesce mai a definire che cos'è un'azione. No, se poi tutti trattano, anche l'Arendt dice l'azione è il centro della politica, ma poi non ne dà nessuna definizione, o ne dà anzi una così larga che include anche la parola, è molto interessante in questo. E io ho provato a definire che cosa potrebbe essere un concetto di azione e mi sembra che il concetto di azione che ha dominato la nostra tradizione politica e che secondo me l'ha condotta alla paralisi è, primo, l'azione è definita dalla imputabilità a un soggetto, no? L'azione è definita dal fatto che è imputabile a un soggetto, si riferisce a un soggetto. Questo poi nel diritto è evidentissimo, no? Punto secondo, l'azione implica una volontà, è un atto volontario. Questo strano concetto, nessuno ha mai capito
cosa significhi volontà. Se voi cercate a qualcuno che mi definisca cosa significa volontà, state certi che non ci riuscirà. Terzo punto, che è costante anche questo nella riflessione sul concetto di azione, per esempio nella scuola in Tommaso è evidente, l'azione deve sempre essere rivolta a un fine. Quindi imputabilità, volontarietà e essere destinato a un fine. E ho cercato di pensare quale potrebbe essere un altro modello di attività umana che non presentasse questi caratteri, no? E l'ho definito come gesto. Cioè chiamo gesto un atto umano, qualcosa, di, no? Un'attività umana che non sia definita dall'imputabilità a un soggetto, non sia determinata da una volontà, da un atto di volontà, anche questo presupposto, no? Cioè, sono tutti presupposti, e nemmeno dalla presupposizione di un fine. No? Un'azione umana liberata da questi tre presupposti. Io ho sempre fatto sorridere che quando Tommaso, c'è un punto nella Summa in cui definisce questo, l'azione sempre rivolta a un fine, dice, certo, è vero che ci sono delle azioni umane che non sembrano rivolte a un fine, per esempio quelle che si fanno per gioco, oppure quando uno si gratta i capelli, quando uno si gratta la testa o si tira la barba, lui dice, con fricazio barbe. E dice, ma queste azioni, questi atti lo imbarazzano molto, e cerca di ricondurli però senza riuscirci alla volontà. Volevo solo terminare, mi sembrava che questo concetto di gesto potrebbe essere un concetto che potrebbe essere pensato come un'alternativa a questo concetto di azione che ha finito, secondo me, per paralizzare la politica occidentale. Grazie.